Beh, allora cominciamo qui. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon This Gym of Mine. L'ultima volta sono stato nelle Badlands, ovvero i Kalanki, e ho detto, dato che ci sono i Kalanki messi ancora peggio, Even Badlands si chiamano, la prossima volta facciamo quelle. Penso che oggi le faremo, a meno che questo qualcuno alla porta non ha cattive intenzioni. Ah, i teppisti! Mi hanno rapito? Invece di rapire il sindaco rapiscono me? Beh, dopo che li ho conciati per le feste l'altra volta, mi pare ovvio. Benvenuto al nostro nascondiglio, gym leader. Come va oggi? In maniera orribile, spero. Guarda, ci serve che stai sdraiato per un po'. Puoi poterlo fare? No? Peggio per te, allora. Divertiti a stare qui e non farti strane idee. Ok. Ok, mi dà una Lamberry per qualche ragione. Ok, continua a darmi delle Lamberry se gliele chiedo. Magari agiscono da cura totale. Ma magari agiscono da cura totale. Cosa vuoi? Qualcosa da bere? Praticamente, mi dà tipo delle pozioni loro, diciamo. Se magari ho dimenticato di prenderle. Me ne voglio andare. Mi dispiace, ma non posso lasciarlo. Ora vattene. Tornatene dove stavi prima sdraiato. Però dato che non voglio farlo, combattiamo. Perfetto, questa è fatta. Aveva un Bisharp e un Sunslash. Impara forza, va bene. I miei Pokémon. Ok, ora ti lascio andare. Ciao. Un po' troppa gente, scusatemi se ve lo dico, ma c'è troppa gente davvero. Cioè io vorrei combattere tutti, ma amici miei! Tesoro, però fammi almeno arrivare davanti alla faccia tua. Tostarella, mica male. No, devo... Oh, cavoli, questo mi ha quasi fregato. No, è un massacro farsi tutti quanti gli allenatori qui. Cioè, voglio dire, per allenarsi è perfetto, però... Solo se hai tante... Solo se hai una bella squadra. Questa è casa tua ora, non credo. Se hai una bella squadra è a un livello alto, soprattutto. Prego, faccia il suo lavoro, buon uomo. Darkest Lariat. Ma come no, certo. Ora vorrei salire, grazie. Ah, forse è una sfida in doppio, forse no. In ogni caso, sono pronto ad affrontarla. Ok, non è una sfida in doppio, peccato. Mi pare che non ci siano sfide in doppio qui. Potevano programmare... Le... Ci sono, ma... Uno per volta? Ma perché, dai? Però è facile alla fine, cioè... Dai! Ma porca miseria! No, dai! Vabbè, missa di continuo, però non può essere. Mo colpisce quando non serve! No, dai, no! È missa! Missa di... Però alla fine, anche perdi, continui a salire di livello fino a che effettivamente non vinci. Ah, aspetta, loro era una lotta in doppio proprio? Anche se provo a parlarci con ognuno singolarmente? Ah, e queste sono le Badlands, finalmente sono uscito. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Un incubo questa lotta. Oh, cavolo. Ah, il sindaco, Link. Sei riuscito a scappare, boss. Ci ha dato un bello spavento. Tutta la città ti stava cercando. Ho immaginato che i Rogue Rider avrebbero fatto qualcosa del genere. Che gruppo di idioti. Dillo un po' di nuovo, vecchiaccio. Ecco qua il loro leader, Edgar. Sta a sentire, vecchio, la mia gang magari non è quella più gentile, ma non siamo dei rapitori. Chiunque abbia organizzato questa faccenda sarà sicuramente preso a calci in quel posto. Possiamo essere tipi strani, ma di certo abbiamo una reputazione da mantenere, sai? Ascolta chiaro e forte, gym leader. Questa è una corsa. Su chi avrai favori della città, tu o io? Io voglio vincere questa gara giocando in maniera pulita. Ora vado a casa così posso spaccare un po' di testa a chi se lo merita. Sono come un padre per loro e un buon padre deve fare esattamente ciò che deve fare ai propri figli. Ora vattene. Sì, insomma, dare una bella scapezzata quando serve. Rango 3 della palestra, puoi portare 6 Pokémon in palestra. Non uno di più, non uno di meno. Quando entri in palestra la prossima volta assicurati di avere 6 Pokémon. Ora puoi andare anche in vacanza. Puoi portare con te anche i tuoi allievi della palestra. Il vostro legame... Miglioreranno ogni giorno che passerete insieme.
Wow. Devastante sta avventura. Devo catturare un po' di Pokémon però, perché posso portarne 6, ma sono un po' a corto. E poi non ho trovato Pokémon veleno anche fosse, quindi posso andare in vacanza allora? Vado in vacanza. Quanti giorni vuoi stare? 2. Andiamo a Bridgetown, Opulence City, Frigid City. E vi porto anche lo staff della palestra. Ok, siamo qua a Frigid City. A Frigid, certo. Io non sono fatto per combattere questo clima. Guarda un po'. È un capo palestra. Oh, sì. Lorelai? Ma come? Ah, ti chiami Perma. Permafrost, capito? Piacere di conoscerti, mi chiamo Perma. O prima, si chiamava prima anche nell'anime. Sono il capo palestra di questa zona. Ok. Bene, mi fa molto piacere. Beh, io vado nella mia stanza allora, ci vediamo più tardi. Ghiaccio, però il mio tipo non è ghiaccio, il mio tipo è veleno. Se solo poi ci fossero dei Pokémon veleno nelle vicinanze. E anche Frigid Fields. Vediamo un po'. Ah, Nidorino tipo ghiaccio, bello! Carino! Chissà però se sono anche tipo veleno. No, sono tipo ghiaccio puro. Melma. Non c'è molto da fare in questa città, a parte quella grotta che ho visitato, che aveva solo delle Pokéball al suo interno, e tutti quanti Pokémon di ghiaccio, tra cui le forme Alola di Sandshrew e Vulpix, quindi penso che me ne tornerò a casa. Ho altri 4 giorni di vacanza che magari spenderò andando negli altri posti a cercare se ci sono Pokémon di tipo veleno. Quindi direi che l'episodio si può concludere qui. Amici, vi ringrazio per averlo seguito. Nel prossimo andrò a visitare appunto queste altre città e magari vedrò di avanzare ancora un po' nella palestra perché non so di preciso dove si voglia andare a parare, però un altro Pokémon di tipo veleno mi servirebbe. Ad ogni modo, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!